Consigliere Romeo, l'abbiamo vista all'inaugurazione della Villa Reale di Monza, ristrutturata e pronta per accogliere molti visitatori. Sì, finalmente. Diciamo grazie all'ex sindaco leghista Marco Mariani e alla Regione Lombardia. Senza di loro la Villa Reale sarebbe ancora in decadenza, in decadimento totale, e finalmente la villa sarà aperta ai cittadini. Quindi i cittadini di Monza, dopo 100 anni, potranno, grazie al cielo, entrare e visitare la Villa Reale. Ecco, fa un po' specie vedere figure della sinistra, come l'attuale sindaco o l'ex sindaco Faglia, piuttosto che altre persone di centrosinistra, farsi bearsi, farsi quasi belli per questo evento, quando per anni lo hanno ostacolato in tutti i modi. Ricordo le 12.000 firme raccolte, il comitato La Villa Reale anche mia, tutte le polemiche dicendo che avremmo svenduto la villa ai privati, che l'avremmo regalata ai privati. E quindi adesso invece dove è finito quel comitato lì? Come mai non è venuto a contestare? È la classica solita ipocrisia della sinistra, che quando governa allora le cose vanno bene o meno, quando invece all'opposizione non va mai bene quello che fanno gli altri. Questo è stato l'esempio lampante della cosa che mi lascia un po' deluso, un po' perplesso. Invece oggi ha presentato una mozione a difesa della famiglia naturale, per quale motivo avete sentito questa necessità? Ma la necessità purtroppo è dettata dal fatto che nel mondo culturale, oggi come oggi, a partire dalla scuola come in altri mondi, di fatto c'è un attacco forte e pesante nei confronti della famiglia naturale. Con la scusa di togliere le discriminazioni nei confronti di alcune minoranze, si vuole eliminare il concetto di famiglia naturale, di famiglia tradizionale. Questo è il motivo per cui proseguiamo sulla strada della difesa della famiglia tradizionale, perché così come avevamo presentato tempo fa una mozione dove chiedeva di eliminare la parola genitore 1 e genitore 2, con quest'altra mozione chiediamo di eliminare altri strumenti, altre iniziative che vogliono proprio distruggere la storia e soprattutto quello che è un concetto naturale di famiglia. Quindi questo è, purtroppo siamo qui a dover difendere l'ovvio. È il naturale, ma purtroppo il mondo di oggi purtroppo si presta anche a queste iniziative. Esempio da un nuovo attacco alla famiglia, qual è? Ma abbiamo visto per esempio che in alcune scuole vengono distribuiti degli opuscoli dove due papà, due mamme, dove di fatto si vogliono confondere, eliminare le differenze tra i sessi. Ecco, e questo chiaramente per creare confusione, e anzi addirittura ci sono degli opuscoli dove si dice che la famiglia naturale è una cosa sbagliata, cioè che la coppia eterosessuale è una coppia che non va bene. E questo non ha nulla a che vedere con togliere le discriminazioni, che è un sacrosanto dovere, ma invece è proprio un attacco diretto, quindi è la volontà di voler imporre un modello su un altro, che è quello che noi assolutamente contrastiamo con